stato molto, come dire, spirituale e anche trascendente, perché logicamente pensare che di fare la tomba, in questo caso non voglio dire tomba, ma un sepolcro, un letto della seconda vita, detto così, per un grande maestro è una trascendenza un po' spirituale, per dire, come diceva un po' Manzù, l'opera d'arte è un atto d'amore. Se noi investiamo quest'amore col fuoco, che logicamente plasmando la materia si dà, questa materia diventa spirito. E in questo amore, diciamo, la forma acquista una fisionomia in cui si scioglie ogni riferimento. E quindi logicamente il sepolcro si veste di questa energia, è l'ombra di Lucio, che è una silhouette, diciamo, Ecco, esatto, ne è una descriva l'opera che stanno dimostrazione. vedendo in questo momento i nostri telespettatori sullo schermo. Qual è stata la genesi che ti ha portato a realizzare la silhouette di Lucio che sta poi alle spalle del sepolcro? Allora, i riferimenti sono tutti storici. La silhouette ombra arriva da una famosa foto scattata da Luigi Ghisi alle Tremiti nel 65. E praticamente Luigi Ghisi era, oltre che artista, anche grande amico di Dalla. E le Tremiti, luogo, diciamo, caro a Dalla, dove lui si ritirava, diciamo, appena aveva tempo, era alle Tremiti, quindi una sorta di meta. Di riposo ma anche di lavoro. Infatti, se si pensa che alle Tremiti ha composto il 4 marzo 1943, ha composto tante canzoni. Quindi, logicamente, le Tremiti era anche un punto di ritiro per lavoro per Lucio. Questa foto, logicamente, è stata usata anche nell'86 per il famoso album dall'America Caruso. Infatti, prendendo l'album c'è proprio la sua foto e sì, c'è questa silhouette di Lucio praticamente. E quindi i riferimenti della silhouette arrivano da questa foto di Ghirri. Tutti gli altri elementi, logicamente, che fanno da coronario, diciamo, alla silhouette, ad esempio il clarinetto è il simbolo, cioè messo come simbolo della carriera, logicamente, perché non è iniziato come clarinettista. E via dicendo, mentre non so se vedendo l'immagine uno può scorgere anche il rosario, arriva da un piccolo rosario che lui ha portato con sé fino all'età di 14-15 anni all'incirca, da quando gli è stato regalato. E questo rosario praticamente è diventato un rosone che ha sovrastato questa lastra, poi dove ci sono i nomi di Lucio, della mamma e del babbo, perché è una tomba di famiglia, non è soltanto Legata a la lui. tomba di Lucio Dalla. Quindi logicamente è come se la famiglia si fosse ricongiunta con questo sepolcro praticamente. Ecco, un'ultima domanda che sicuramente molti ti avranno fatto. Com'è che sei stato scelto dalla famiglia di Dalla per poter realizzare un'opera così importante? Allora, sono le domande che mi sono fatto anch'io, diciamo, all'inizio, perché logicamente lì per lì ho avuto una sorta di offuscamento, nel senso, ho sempre creduto in quello che faccio, nella passione, l'ho portata sempre avanti. Poi, logicamente, pian piano che si cresce, si fanno esperienze, si fanno le mostre, si vengono dei premi importanti, eccetera, eccetera, logicamente si arriva a un bivio, detta così. Cioè, nel senso, scegliere la strada artistica oppure, non so, star fermi e proseguire lentamente. In questo caso, io non è che mi sono stato fermo e ho proseguito lentamente. Ho sempre fatto cose che, sempre uno scalino in più, detta così. Quindi, logicamente, se nel 2004 frequentavo l'Accademia, ho fatto già un premio nazionale delle arti, che era abbastanza, cioè, molto Sì. prestigioso. Da lì c'è stata un'escalation, un salire. Ho iniziato a collaborare con delle gallerie, ho iniziato a fare delle mostre a livello internazionale, estere, di cui in Francia, a Strasburgo e via dicendo. Quindi, diciamo, nell'iter bolognese, cioè, sono conosciutissimo già. E quindi, logicamente, di lì a poco avrei dovuto conoscere anche Lucio Dalla, e però non è avvenuto. So, perché degli amici in comune logicamente ci collegavano. Lui mi conosceva, però io logicamente non posso dire lo conoscevo artisticamente, ma a conoscerlo di persona no. E quindi sono stati un po' di, come si può dire, il primo incontro è stato molto
decisivo. Logicamente io non è che ho dovuto mostrare un curriculum, ho dovuto mostrare la mia passione e dire si può fare, iniziamo questa collaborazione, perché la collaborazione di tutta il Sepolcro è avvenuta con Stefano Cantaroni, il quale era amico appunto di Lucio Dalla, nonché come se fosse quasi un padre, perché l'ha conosciuto da bambino, anche lui ha studiato l'accademia, e quindi logicamente è nato subito una sorta di, come si può dire, equilibrio a livello anche di conoscenza. Ci siamo scambiati delle informazioni con Stefano Cantaroni e abbiamo iniziato il discorso del Sepolcro, un po' andata così, diciamo. Quindi logicamente mi hanno conosciuto già che praticamente alle spalle ci avevo già una forte esperienza.